Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei dati dell'emergenza sanitaria, facendo riferimento soprattutto alla nostra regione. Perché? Perché il mese di luglio fatto registrare finora un andamento positivo dell'epidemia coronavirus in Abruzzo, ma come sottolinea il dottor Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze sanitarie, l'attenzione deve rimanere ancora alta. Nonostante i micro focolai degli ultimi giorni, nelle prime 2 settimane di luglio resta positivo in termini assoluti l'andamento della pandemia da coronavirus in Abruzzo. Tra il 1° e il 13 luglio, infatti, si sono registrati 39 nuovi casi positivi, con il numero dei casi rilevati dall'inizio dell'emergenza passato da 3.289 a 3.328, a fronte di 64 tra dimessi e guariti, da 2.655 a 2.719. Scende, anche se più lentamente, il numero degli attualmente positivi. Il 1° luglio erano 170, scesi il 13 luglio a 143. Lo sottolinea il dottor Alberto Albani, referente regionale per le maxi emergenze sanitarie. Nella nostra regione, spiega, attualmente l'indice RT, quello che misura la contagiosità del virus, è pari a 0,59, quindi ampiamente al di sotto della soglia critica che è fissata ad 1. Possiamo quindi affermare che l'incidenza del contagio in Abruzzo resta bassa, anche perché la quasi totalità dei nuovi casi è riferita a situazioni circoscritte e costantemente monitorate con una circolazione estremamente limitata sul territorio. Albani rimarca come anche i tassi di ospedalizzazione siano in costante riduzione. Le terapie intensive sono libere da fine giugno e il numero dei ricoverati è stabile intorno alle 30 unità. Per fare un raffronto, basti pensare che il 30 aprile, continua Albani, erano ricoverati in terapia non intensiva ben 306 pazienti. Questo non significa che il pericolo sia passato. Anzi, i risultati raggiunti devono spingerci a mantenere ancora alta la guardia e a rispettare le misure di distanziamento sociale, oltre all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. Andiamo a Teramo adesso, dove sono stati presentati i dati dell'Istituto Zooprofilattico, numeri in aumento e un progetto che riguarderà il polo tecnico che sarà trasferito a Collaterrato, come spiega il direttore generale dell'IZS Nicola D'Alterio, che ascoltiamo. Florido che appunto riesce a crescere in un anno del 20, oltre il 20% e che fa anche un avanzo di 2,8 milioni di euro. L'orgoglio di questo numero è legato al fatto che a fronte di un fondo sanitario di 21 milioni di euro che rimane invariato ormai da anni, riusciamo a crescere perché siamo in grado di vincere progetti, di vincere bandi partendo dalla regione Abruzzo, perché anche la regione Abruzzo ci ha dato una quota, seppur limitata, attraverso il piano di prevenzione, anche in tutto il mondo, passando per il Ministero della Salute, arrivando all'Unione Europea, all'OIE, alla FAO, e oggi abbiamo ricominciato anche a lavorare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qui a Collaterrato trasferiremo tutta la parte tecnica, ci sarà il polo tecnico, speriamo, ma io sono fiducioso, che nel giro di pochissimo tempo, direi 2 o 3 mesi, ci sarà la posa della prima pietra, ci sarà il primo lotto, cosiddetto Master Plan A, che è relativo a un laboratorio di massima sicurezza di livello 3. Via via, nel corso degli anni trasferiremo l'altra parte dell'istituto, sempre solo la parte tecnico-scientifica. Invece il polo amministrativo, il call center e tutte le altre attività che possono rimanere nel vecchio plesso le lasceremo lì. Cronaca, adesso sono stati individuati dalla Polizia di Stato e denunciati con l'accusa di lesioni volontarie i due autori dell'aggressione ai danni di due giovani filippini che la notte del 28 giugno scorso erano stati malmenati mentre si trovavano presso la nave di Cascella sul lungomare di Pescara. Si tratta di due sedicenni pescaresi privi di precedenti penali a cui la squadra mobile della Questura è arrivata a seguito di un'attività di indagine nel cui ambito sono stati acquisiti filmati e ascoltati vittime e testimoni che hanno fornito preziosi contributi per risalire alle loro identità. I due filippini, un ragazzo ed una ragazza,
ragazza, entrambi 22enni, quella notte si trovavano in compagnia di altri connazionali, erano stati avvicinati da un gruppo di giovani sconosciuti, alcuni dei quali evidentemente ubriachi. Due di loro li avevano provocati e poi si erano scagliati sul ragazzo, sferrandogli calci e pugni, colpendo anche la ragazza intervenuta in soccorso dell'amico. Il gruppo poi si era dato alla fuga, facendo perdere ogni traccia. I malcapitati erano stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari, in particolare il ragazzo aveva riportato un trauma cranico e la frattura del naso. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia sembra che i due gruppi poco prima avessero avuto un alterco in spiaggia per futili motivi e che una volta incontratisi nuovamente alla nave di Cascella la discussione sia proseguita fino alle vie di fatto. E adesso cambiamo argomento e andiamo a Roseto degli Abruzzi. Vedo in collegamento Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio anche al tuo ospite. Oggi parliamo di lavori al porto e siamo proprio nella città delle rose. Buon pomeriggio Giuseppe. Esattamente, buon pomeriggio, siamo a Roseto degli Abruzzi, al porto, lo vedete alle mie spalle, saluto subito la nostra compagnia, il presidente della società Circolo Nautico Vallonchini SRL, società partecipata anche dalla Regione Abruzzo, che ha realizzato e gestisce il porto, il presidente Fabrizio De Gregoris, buon pomeriggio. Allora, perché siamo qui? Un mese fa sono stati affidati i lavori per il porto di Roseto alla ditta Xodo Costruzioni di Rovigo, un bando che è stato vinto, che vale 1.700.000 euro contenuti nel master plan della Regione Abruzzo. Allora, Presidente, come verrà impiegata questa somma? In che modo cambierà il porto di Roseto? 1.700.000 euro sono destinati alla realizzazione di un braccio a mare per la protezione del porto, appunto lato mare. Sarà un braccio realizzato in massi naturali, no? Le classiche dighe di armatura marina, ampia, alta 3,70 m sopra la berma, di berma sul livello del medio mare. Si svilupperà per una lunghezza di circa 330 metri e costituirà il molo principale dell'imboccatura del futuro porto o comunque della sistemazione finale della struttura nautica, che poi dovrà essere completata con l'aggiunta di un più piccolo braccio a nord sottoflutto, opera di minore importanza da un punto di vista economico, ma sicuramente di altrettanta importanza da un punto di vista funzionale. I lavori avrebbero dovuto iniziare circa 2 anni fa, ma purtroppo alcune vicende di iter amministrativo non hanno permesso che la prima ditta aggiudicataria dell'appalto potesse iniziare le opere, pertanto le opere ultimamente sono state assegnate alla seconda ditta classificata, appunto la Xodo di Rovigo, e si stanno adempiendo le ultime formalità burocratiche e tra 15 giorni è previsto l'inizio dei lavori. Lavori che da programma dovrebbero durare 180 giorni lavorativi, ma si sa che nel mare poi non sempre si può lavorare, pertanto diciamo che prevedo che in un anno dovrebbe realizzarsi l'opera. Quindi i lavori dovrebbero partire già tra 15 giorni, lavori che servono alla sicurezza. Alla messa in sicurezza. E questo è un porto turistico, ma è anche sede della marineria, vediamo alle nostre spalle i pescherecci e siamo alla foce, ricordiamo, del fiume Vomano, che crea non pochi disagi qui al porto. Certo. Questa opera che si sta per iniziare è una delle tre opere che si devono fare per completare la messa in sicurezza portuale. Appunto, come lei diceva, il porto sorge nell'adiacenza della foce del fiume Vomano, pertanto c'è sia un problema della messa in sicurezza lato fiume, sia un problema della sicurezza lato mare. Ora, per la sicurezza lato fiume bisognerebbe realizzare gli argini, che poi questa messa in sicurezza sarebbe destinata non solo alla portualità, al porto, ma anche a tutto il territorio circostante, il territorio vocato al turismo, che è, diciamo, l'unico polmone rimasto per Roseto per realizzare un nuovo insediamento che dia origine a una offerta turistica di qualità.
Siamo felici dell'inizio di questo braccio, siamo un po' preoccupati perché insomma il braccio soltanto non basterà per la messa in sicurezza completa del porto, appunto bisognerebbe realizzare questi argini e la storia non ci dà buone, diciamo, buone speranze perché in effetti quello degli argini sarebbe dovuto essere la prima opera ad essere realizzata, un'opera che era stata addirittura finanziata nel 2000 in lire, 15 miliardi e mezzo di lire, che poi nel 2001 sono diventati 7 milioni 750 mila euro, che poi nel 2004 è andata in appalto, che poi c'è stato anche lì un ricorso per dell'appalto per cui la seconda ditta poi ha preso il posto della prima e che poi siamo nel 2020, insomma la situazione sta ancora lì, non si vede nulla e purtroppo non si vedono più nemmeno i soldi. Ecco, perché poi lei mi spiegava che i lavori al porto sono classificati comunque urgenti per questioni proprio di sicurezza e quindi finalmente che dovrebbero partire a brevissimo questi lavori, perché dei lavori al porto di Roseto si parla ormai da decenni. Ormai da decenni, sì, infatti devo rivolgere un ringraziamento all'attuale amministrazione provinciale perché sicuramente ha dato un impulso e una spinta notevole affinché questi lavori, perlomeno questi, partano. Ripeto, chiaramente questa è una messa in sicurezza lato sud-est del porto, poi c'è la messa in sicurezza lato nord-est e poi c'è la sicurezza lato sud che è quella degli argini, pertanto è una delle tre opere, sicuramente una delle più importanti delle tre, però insomma sono tutte e tre importanti per la messa in sicurezza, quindi realizziamo la prima e sicuramente iniziare è sintomo di buona visione futura, però ecco, poi speriamo che ci sia un seguito, speriamo che soprattutto le amministrazioni si sensibilizzino al problema, a quello che dovrebbe essere un problema apicale per quello che è un'amministrazione del territorio, di un territorio che sta sul mare, che è vocato al turismo ed è vocato anche alle attività nautiche. Lei diceva che c'è la marineria, in effetti questa struttura che è classificata turistica e che risente di tutte le menomazioni delle strutture turistiche, perché sicuramente al turismo viene dato molto meno peso che non alle altre tipi di attività, però questa società, che poi per il 90% è privata, accoglie da 50 anni gratuitamente tutta la marineria di Roseto, di Pineto, di Silvi, gratuitamente, e ne paga ogni anno pure le spese di manutenzione dei terreni, le concessioni eccetera eccetera, però evidentemente qualcuno in base ai fatturati non la ritiene strategica per la regione, laddove la strategicità di un porto non è certo quella del fatturato ma è quella del movimento che il porto crea, no? Delle attività che alle quali permette di svolgersi e di esplicarsi. Colgo al balzo la palla perché volevo proprio chiederle in conclusione, prima di restituire la linea allo studio, una riflessione più ampia sul ruolo del porto oggi, specialmente in Abruzzo, perché ricordavamo appunto è porto turistico ma anche sede della marineria, quindi volano dell'economia locale, questa strategicità tanto discussa del porto anche in base alla quale poi vengono assegnati o meno i lavori, va scemando oppure no? Ma guardi, un porto è un contenitore, è un contenitore di attività, il porto è un promotore di attività, un incentivatore di attività, il porto è un volano economico, è un acceleratore economico, ma non è l'economia in sé. I porti di Roma riuniti, su tutti i porti del Lazio, Civitavecchia, Ostia, Fiumicino e tutti i porti del Lazio, sono riuniti nella società I Porti di Roma e il fatturato, compreso Civitavecchia che c'ha i ferribotti, i traghetti che vanno da Civitavecchia alla Sardegna, il fatturato è di qualche milione di euro. Il porto non si individua per il fatturato in sé, il porto si individua per il movimento che crea, per quello che permette di esprimere al territorio. Il porto è territorio. Il porto, cioè se si fa una classificazione di attività che insistono in un territorio, il porto non va messo tra le attività, ma va messo nel territorio, cioè posso esercitare un'attività industriale se il territorio ha un'area industriale vocata e programmata per l'industria. Posso esercitare, non so, la pastorizia se in quel territorio ci stanno dei terreni che sono vocati e sono diciamo finalizzati, pianificati come pastorizia. Pertanto posso esplicare un'attività nautica, che sia peschereccia, che sia mercantile, che sia di turismo, se in quel territorio c'è un porto. Il porto sta nel territorio, il porto è il territorio. Fare il bene del porto, incentivare un porto, significa fare il bene del territorio, incentivare il territorio e fare il bene della collettività. Questo è il porto.
La speranza è che con il tempo, con il succedersi delle persone, delle amministrazioni, degli eventi, prima o poi arrivi qualcuno che capisca, e tra l'altro il rapporto tra costi e benefici è nettamente a favore della portualità, perché specialmente qui a Roseto degli Abruzzi con pochi soldi si potrebbe fare tanto, tanto per il territorio, tanto per la comunità. La posizione è chiara, allora linea a Jacopo per eventuali domande da studio. Sì Giuseppe, in realtà è solo una curiosità, partendo proprio dal fatto che porto di assolutamente diverse caratteristiche. Qualche settimana fa sei stato per esempio ad Ortona, chiaramente una struttura molto diversa, però in effetti c'è una sensibilità, sembra esserci in questo 2020 una sensibilità maggiore verso questi tipi di strutture. Io volevo chiedere invece al presidente De Gregoris se ha più o meno quanto si può sperare per le altre due opere di messa in sicurezza a livello di tempistica. È chiaro che la mia è la classica domanda da $1 milione, e se comunque questa può essere un tema che entrerà all'interno di una campagna elettorale che tra un po' si aprirà, perché insomma le amministrative sono previste nel 2021, però immagino che sia un qualcosa che entrerà all'interno del dibattito politico di Roseto degli Abruzzi. Guardi, le dirò, in tema di campagna elettorale i più illuminati sono sempre venuti qui al Porto a fare campagna elettorale, perché evidentemente sanno che qui c'è un bacino di utenza notevole e anche variegato. Questa è una battuta che poi risa di vero, ma quello che le posso dire, io purtroppo non ho la facoltà e la capacità, anche perché non ho la conoscenza così approfondita delle cose per cui posso prevedere. Quello che posso dire è questo: allo stato attuale, dato per scontato il braccio di messa in sicurezza che sta per partire, bisognerebbe fare il braccio nord, è un'opera molto più piccola, è un'opera che si potrebbe sicuramente programmare con i ribassi dei lavori del master plan, è un'opera, la dico tutta, per la quale lo stesso presidente della provincia si è impegnato, ricevendo alcune schede da parte mia, di promuovere l'attività. Io ho fiducia, per cui spero che la questione rimane poi aperta la questione dell'area, che forse è la più grossa, la questione dell'argine, dovrebbero essere rimasti di quei soldi iniziali 1,3 milioni. Ora la battaglia è questa, c'è chi dice che a parte che non si trovano, per cui non lo so se poi ci stanno realmente, ma è in atto già una battaglia che dice che quei 1,3 milioni si va speso altrove e si fa un nuovo finanziamento con una nuova programmazione, una nuova pianificazione, una nuova progettazione. Quello che ritengo io, siccome dietro a quei 1,3 milioni ci stavano i 7,5 milioni, ci stavano i 15,5 miliardi, ed è un finanziamento che fondamentalmente ci siamo dannati l'anima negli anni 90 e 2000 per cercare di ottenere, dico che quel 1,3 milioni rimasto perlomeno deve essere funzionale all'opera, e pertanto ci sono delle opere propedeutiche da realizzare prima dell'argine, quindi io spero che questo 1,3 milioni venga ritrovato, venga con questo 1,3 milioni rimodulata la progettazione, che poi nel tempo si è andata modificando e sempre scadendo, tra l'altro, perché meno soldi, progettazione sempre più scadente. E quindi con questi soldi che si possa rivedere la progettazione, si possano adempiere le opere propedeutiche per quel lavoro, parlo di caratterizzazione del territorio, parlo di bonifiche dell'area di sedime su cui dovrà insistere poi il futuro argine, e poi implementare la somma con delle risorse che io non ho capacità di pensare o di proporre. Grazie Presidente De Gregoris per essere intervenuto nel corso del nostro telegiornale. Allora, tra 15 giorni dovrebbero ufficialmente partire i lavori qui al Porto di Roseto. Noi sicuramente continueremo a seguire questa vicenda da vicino. Per il momento dal Porto di Roseto è tutto. Linea allo studio. Grazie a Giuseppe Dintino, grazie ovviamente al Presidente Fabrizio De Gregoris, Presidente del Circolo Nautico Vallonchini di Roseto. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, andiamo a Chieti, perché da anni una via di Chieti Scalo è ad una sola corsia a causa di una frana, ma nessuno finora ha rimosso i detriti. I residenti sono sfiduciati, mentre questa mattina sul posto è accorso anche il candidato sindaco De Cesare. Vediamo.
Il muro ha ceduto, si è ribaltato sulla strada e la collina ha conquistato la carreggiata. Siamo a Chietiscalo, località San Martino, nei pressi del villaggio del Mediterraneo. I residenti del quartiere raccontano una storia di incuria che si trascina ormai da diversi anni. Signore, lei infatti abita qui nel quartiere San Martino? Abito nel quartiere San Martino, via Solferino. Ma questo crollo qui in mezzo? Sarà intorno a 9-10 anni che sta questa qui. 9-10 anni che metà della strada è occupata dai detriti e nessuno fa niente? Nessuno fa niente. Il comune dice che darà bonifica, la bonifica del comune questa qua. Voi del quartiere avete segnalato la questione in qualche modo? Ma come è stato segnalato? Ma poi qui vicino ci abita l'assessore Gian Pietro, vice sindaco, abita a 300 metri, quindi ci passa. Ad accendere i riflettori sulla frana dimenticata è Paolo De Cesare, in lizza per la poltrona di sindaco. A settembre infatti si rinnoverà il consiglio comunale. L'amministrazione di Primio, accusa De Cesare, qui non ha fatto nulla. Un esempio emblematico di degrado e di abbandono di questa zona, un muro crollato da 5 anni che, come potete vedere, ha invaso peraltro anche la carreggiata stradale e abbandonato così, franato, all'incuria, ricettacolo anche di detriti, totalmente abbandonato e peraltro anche pericolante perché anche un'altra parte di muro sta per cedere. Io approfitto per chiedere al vice sindaco che è di questa zona di San Martino piuttosto che al presidente del consiglio comunale, sono entrambi esponenti di maggioranza da forse una ventina d'anni, 25 anni, vorrei sapere nei vari loro ruoli, attualmente sono presidente del consiglio comunale, vice sindaco, ripeto sono di questa zona di San Martino, cosa hanno fatto per questo scandalo, per questo degrado che è palese, così come mi viene da chiedere al candidato sindaco del centrodestra Fabrizio Di Stefano che è stato fino a pochi anni fa, un paio di anni fa deputato della Repubblica e quindi considerando che questo degrado c'è da 5 anni, cosa ha fatto, quanto si è adoperato per questa zona? Io vorrò ripartire da questa zona così come da altri quartieri periferici di Chieti come Brecciarola, come il Tricalle, come la zona del San Camillo, insomma come tante altre zone, Santa Barbara, tante altre periferie che sono abbandonate. Ripartire dalle periferie quindi, un tema che dovrà essere affrontato da chiunque siederà sulla poltrona di primo cittadino. De Cesare dice di essere in prima fila, il candidato è disposto anche a ricorrere al portafoglio degli imprenditori della zona. Mi adopererò, sarà una delle mie priorità intervenire con tutte le forze, fino anche arrivando a reperire fondi privati per assolutamente mettere fine a questa situazione. Si chiama Pescara al Centro, il consorzio di commercianti della zona centrale della città che si pone l'obiettivo di dare nuovo impulso al commercio dopo l'emergenza sanitaria. Pescara al Centro, un consorzio di commercianti della città di Pescara, nato pochi giorni fa, qual è l'obiettivo, Canale? L'obiettivo innanzitutto è fare rete. Oggi come oggi la sfida più importante, che non bisogna assolutamente temere, è proprio quella di aggregazione, di coesione e di fare rete, perché è l'unico modo che hanno le attività commerciali per superare questo momento particolarmente difficile. Il consorzio come scopo, oltre a questo, poi ha quello di cercare sempre più una collaborazione con l'amministrazione comunale per impegnarsi per rendere al massimo un servizio alla città, cioè per cercare di far ripartire Pescara in tutti gli aspetti commerciali, turistici, enogastronomici, tutti gli aspetti fondamentali per far sì che Pescara finalmente diventi una città turistica di pregio. Sarà un'estate diversa dalle altre, ci saranno meno eventi, ma parlando proprio dell'amministrazione comunale, alcune iniziative che sono state proposte proprio dalla giunta di Pescara hanno trovato il vostro favore, siete d'accordo con quello che il comune di Pescara sta cercando di fare per ravvivare soprattutto la zona centrale della città? Ovviamente questa sarà una stagione particolare, nel senso non si possono organizzare grandi manifestazioni, grandi eventi. C'è il discorso delle aperture serali, è un qualcosa che va secondo me ancora un attimo strutturato, rivisto e organizzato forse con dei tempi un pochettino più ampi. Puntate molto sulla stagione dei saldi? Sì.
Sì, puntiamo molto, anche se dal problema Covid abbiamo avuto comunque uno spostamento della data di saldi, che per molti noi commercianti è un bene, perché da tanto tempo che chiediamo che i saldi tornino ad avere le date di una volta, perché purtroppo in una città di mare iniziare i saldi il 7 luglio, quando inizia la stagione estiva e si iniziano a vedere i primi turisti, ormai non sono più saldi di fine stagione, ma sono saldi di inizio stagione. Torniamo adesso a Roseto degli Abruzzi, dove il Partito Socialista torna in campo in vista delle amministrative prossime. Lo fa grazie all'iniziativa di Dino Di Giuseppe, che ha chiamato a raccolta per questo rinnovato progetto politico altre personalità che fanno riferimento all'universo socialista. Questa avventura al Comune di Roseto la vediamo come la cartina di tornasole per tornare in mezzo ai cittadini e ai problemi dei cittadini, che sono cresciuti in modo enorme. Roseto è sempre stata la patria del socialismo teramano, siamo arrivati addirittura al 36%, grazie al buon Giovanni Ragnolo e tutte le entourage che Nicola Di Marco e così via, Gianfranco Marini e tutti i compagni che hanno dato tanto per il socialismo teramano, e oggi secondo me siamo ripartiti in modo determinato e incideremo positivamente sulle future scelte di Roseto. Io ringrazio Di Giuseppe che ha avuto questa iniziativa per far ripartire questo partito. Questo partito ha bisogno della base, e la base è la cosa più importante che esista. Un'iniziativa necessaria che va nella direzione auspicata da tanti che vogliono riprendere a far politica. Credo che con una politica diversa, orientata più a gratificare i giovani, questi sicuramente si avvicineranno. Io ho accettato ben volentieri l'invito di Dino, perché è un caro amico di tanti anni e di tanti impegni che abbiamo affrontato insieme negli anni passati. Persona coraggiosa, persona che aveva sempre visto avanti, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista politico. Voglio ripristinare a Roseto un'area socialista che abbia il coraggio da sola, perché quella, l'area socialista di Roseto, è quello che ha realizzato tutto quello che vediamo, che poi è stata sopraffatta dal comunismo, non ha la visione di che cosa può fare l'uomo. Adesso parliamo di sport e calcio. Una rete nel secondo tempo di Gabriele Zappa toglie dagli impacci il Pescara, che nella sfida salvezza di Venezia di ieri sera va sotto prima di un uomo e poi di un gol, ma riesce a strappare un punto importantissimo nella corsa alla permanenza in Serie B. Il servizio di Paolo Renzetti. Gara delle mille emozioni al Penso, dove il Pescara strappa un pareggio di speranza al cospetto di un Venezia che si era portato in vantaggio, facendo piombare il Delfino nella disperazione prima della prodezza di Zappa, che evita un KO pesantissimo in vista delle ultime quattro gare, che dovranno vedere Fiorillo e compagni ancora soffrire per conquistare la salvezza con un quintultimo posto da cui allontanarsi al più presto. Fra i biancazzurri torna al centro della difesa Scognamiglio, sulla sinistra gioca Del Grosso al posto dell'acciaccato Balzano. Al Penso dirige Massimi Di Termoli. L'avvio di gara vede in campo molto equilibrio, con le due formazioni intenzionate a non scoprirsi. Al sedicesimo i padroni di casa trovano il vantaggio con Montalto, che va a segnare però in posizione di fuorigioco davvero millimetrico. Primo campanello d'allarme per i biancazzurri, che rispondono però al ventunesimo con un tiro dai 20 metri di Zappa, che chiama Lezzerini alla parata in due tempi. Al ventiquattresimo Galano tira un buffetto a Montalto, che crolla a terra con il direttore
di gara Morisano che espelle l'attaccante pescarese e ammonisce il giocatore del Venezia. Il Pescara resta in 10 con il suo bomber che salterà le prossime due gare mettendo nei guai il Delfino già corto di attaccanti. I locali cercano di approfittare della superiorità numerica e così al 31esimo Malè davanti a Fiorillo calcia addosso al portiere biancazzurro che respinge. In 10 biancazzurri soffrono accusando anche il contraccolpo psicologico con i veneziani pericolosi anche al 45esimo sugli sviluppi di un angolo con Marino che in mezza spaccata mette il pallone sopra la traversa. Nella ripresa nel Pescara c'è Castanos al posto di Palmiero e Balzano per Busellato. Sottil mette la difesa a 3 ma proprio al terzo minuto il Venezia passa in vantaggio con il cross di Malè, il colpo di testa del nuovo entrato Firenze che salta in mezzo all'area mettendo la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Delfino sotto di un gol e con un uomo in meno costretto ora a rincorrere nel momento più difficile della stagione con gli abruzzesi ora in piena zona play-out. Sottil cerca di correre a ripari mandando in campo al nono minuto clemenza per Pucciarelli mentre il Venezia non si accontenta al decimo modulo di testa chiama la parata a terra il portiere biancazzurro. Con il trascorrere dei minuti il match resta però aperto anche perché al 22esimo viene ristabilita la parità numerica per l'espulsione del veneziano Caligara che era subentrato a Malè qualche minuto prima. Si infiamma la gara del Penso con al 28esimo una buona opportunità per Clemenza che dai 17 metri mette il pallone di soffio al lato. Si entra così negli ultimi 15 minuti di Venezia Pescara con gli ospiti alla ricerca del pareggio che arriva al 31esimo con Zappa che riceve il pallone in area e con un tiro angolato fa secco Lezzerini segnando il gol del meritato 1-1. Tira un sospiro di sollievo la formazione adriatica che poi prova anche a vincere la partita. Finisce però 1-1 e per come si erano messe le cose per il Pescara è un punto d'oro con alle porte la gara di venerdì prossimo contro il Frosinone allo Stadio Adriatico. Punto d'oro sì, ma anche stangata pesantissima del giudice sportivo nei confronti di Cristian Galano. 3 sono le giornate di squalifica per il centravanti biancazzurro per avere, si legge dal comunicato, al 24esimo del primo tempo a gioco fermo colpito con violenza un avversario con una manata al volto. Dunque Galano salterà le partite contro il Frosinone di venerdì alle 18.45 di Trapani e quella contro il Livorno e tornerà di fatto a disposizione per l'ultima gara di campionato contro il Chievo Verona al Marcantonio Bentegodi. Pescara che tornerà in campo, come avete sentito nel servizio, venerdì alle 18.45 allo Stadio Adriatico Cornacchia contro il Frosinone, a cui mancherà invece Matteo Ardemagni. Anche lui ha piedato per un turno dal giudice sportivo e ha ricevuto Ardemagni anche un'ammenda di 1.500 euro. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.